ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Già mi scuso per il ventilatore, ma ci sono 40 gradi, mi capirete. Come leggete dal titolo, oggi ragazzi mi trasferisco. E per oggi intendo dire letteralmente oggi e per voi tipo due giorni fa. Mi sono già trasferito, non definitivamente perché sono andato su a Milano in questo momento per poi tornare a Bologna in un'abitazione, in questo caso di proprietà e non più in affitto. E ciò ovviamente è un cambiamento importantissimo per il canale e volevo trarre sia un po' le somme con voi in questo video di questo periodo che è stato la nuova era e che mi ha visto abitare in questa casa, e soprattutto poi di quello che sarà il futuro e di come il canale inizierà a prendere una piega non diversa ma dalla portata sicuramente maggiore. Ora, per chi mi segue più assiduamente sui social sa che questa casa è stata la mia morte. Ho avuto delle difficoltà veramente logistiche a coniugare YouTube con questa abitazione, prima fra tutte la connessione, che qui non è che è poca, non c'è, cioè è a giga limitati, ma ovviamente non posso usarli per YouTube perché bruciano subito tutti, ed è stato veramente un inferno. Ogni video che avete visto in questo periodo, e per questo periodo intendo dire da settembre dell'anno scorso, è stato letteralmente caricato a 35 minuti da qua, in università, il che vuol dire fare 35 minuti di strada. Sono soddisfatto però di ciò, vi dirò. Credo che una grandissima parte degli YouTuber con i miei numeri e con i numeri che stavo facendo in quel periodo avrebbe mollato tutto. Io invece ci ho creduto in questo mio cambiamento del canale, che all'inizio era stato recepito, non dico male, ma sicuramente meno bene di come me lo aspettassi in termini numerici, non in termini di vostro interesse. Eppure ci ho creduto, eppure mi sono sforzato, eppure ho sacrificato moltissimo del mio tempo per produrre contenuti, e alla fine credo, anche grazie a Spada e Scudo e grazie anche a un certo tipo di cambiamento mio nel modo di comunicare con voi, è riuscito a prendere la luce, è riuscito a risorgere dalle ceneri. Ah, quanto sudore. Perché non ve lo nascondo, all'inizio, quando ho fatto quel cambio radicale che ha segnato l'inizio della nuova era, i risultati sono stati pessimi in termini numerici. Ovviamente in termini di partecipazione vostra, in termini di persone interessate, il cambiamento è stato accolto positivamente da tutti quelli che hanno partecipato a questo cambiamento. Ma il problema è stato proprio chi ha partecipato. Siamo stati in pochi rispetto a quelli che mi aspettavo. E quindi non nascondo il fatto che i risultati inizialmente sono stati pessimi da questo punto di vista. Con Spada e Scudo, e anche secondo me col Baretto, di cui vi parlerò tra poco, la cosa è clamorosamente cambiata. La cosa è clamorosamente cambiata nel senso che ho iniziato non a crescere di iscritti, ma a crescere nella partecipazione dalla community, a crescere nel fatto che ogni contenuto che caricassi aveva le stesse visualizzazioni, perché la fanbase probabilmente era maturata insieme a me e probabilmente è stata in grado di apprezzare contenuti che caricavo che si discostavano dal mio tradizionale canale di comunicazione. Questa, più che la crescita degli iscritti in sé, credo sia stata la vera vittoria della nuova era. Un anno questo che è servito come transizione. Credo in questi ultimi mesi soprattutto di starmi affermando all'interno della community italiana in generale, e quindi sono molto contento, lo testimoniano le collaborazioni che mi ha proposto Nintendo, lo testimoniano i numeri che si sono alzati, che continuano a essere costanti anche su un video come Super Cane Magic Zero, che non è sicuramente nelle vostre corde ma che comunque avete recepito benissimo, probabilmente perché anch'io sono stato in grado di trovare un modo di proporvelo che ve l'ha reso affine. Ma come vi dicevo, io credo che si debba ringraziare tantissimo, oltre che Spada e Scudo, che ovviamente ha riacceso un po' l'interesse per Pokémon, il Baretto di tutto ciò. Il Baretto è stata una serie con la quale ho intrapreso un nuovo modo di comunicare con voi, un modo che avevo un po' perso per quanto mi riguardava, ma che ho ritrovato grazie al Baretto, e con il quale sono stato in grado di creare dei momenti di relax che andassero oltre i video un po' più impegnati che di solito faccio, e credo che sia stata una grandissima trovata, ma che però è nata completamente a caso. Il Baretto è nato completamente a caso, cioè è stata un'idea che mi è venuta così, è stata l'evoluzione del format del Circolo di Luminopoli e del Caffè di Luminopoli, per cui ho pensato di renderlo un po' più smart, un po' più veloce. La cosa vi è piaciuta ed è piaciuta anche a me. Ovviamente il Baretto tornerà, per questo momento sapete che è fermo proprio per via del trasloco e per il fatto che comunque abbiamo fatto un processo che ci ha portato al Pokémon Direct, mi sembrava giusto concluderlo al 14° episodio. Ma il Baretto tornerà, tornerà più forte di prima e tornerà soprattutto in un'ambientazione più adatta. Sapete, l'ambientazione che avevo del Baretto era terrificante, ma perché non avevo mai pensato che avrebbe potuto arrivare a questo punto, capito? Anche l'episodio settimanale probabilmente nel prossimo Baretto, nella stagione 2 del Baretto, scomparirà totalmente. Perché un conto è dirsi di fare un video mercoledì, venerdì e domenica, un conto è dire il mercoledì sempre il solito format, è molto limitante, ho fatto questo esperimento, l'ho sofferto un pochino, quindi non credo che lo riproporrò, e soprattutto il Baretto assumerà delle forme particolari, rimarrà sempre la solita impostazione ovviamente, ma ho intenzione di renderlo un po' più simile agli ultimi Baretti, cioè con delle scenette divertenti che cercherò di studiarmi anche meglio a seconda del Baretto, avendo proprio materialmente più tempo per crearlo, visto che non voglio dargli una scadenza settimanale. Questo era sostanzialmente
ciò che avevo da dire su questo periodo. Oltre alle difficoltà, siamo riusciti a creare una fanbase solida e matura, e credo che con questo trasloco le cose miglioreranno. Già dal punto di vista delle teorie ho visto che c'è un grandissimo apprezzamento, che mi sto emancipando a livello di teorie, una cosa che ho già detto, il che è davvero positivissimo, perché sono sempre stato, non lo nascondo, la copia di Millennium, mi è sempre stata attribuita questa triste nomea. Noto con piacere che adesso non si dice più Creepy copy Millennium, ma si dice Creepy collabora con Millennium. Ora, io non sono fatto per le collaborazioni di mia indole, sono molto timido, tendo a non chiedere perché sono timido sostanzialmente, questo è il mio problema. Però il fatto che mi si proponga nei commenti questa cosa qui mi fa pensare che evidentemente io adesso sia ritenuto, non dico al loro livello, ma degno finalmente, non semplicemente una copia. E credo che oltre all'ignoranza delle persone che sostenevano queste cose, ciò che mi ha emancipato veramente sia stato anche l'aumento qualitativo che ha comportato questa nuova era, ma che, come vi dicevo, con il trasloco, con la nuova casa, raggiungerà delle vette ancora più alte. Ora, per quanto riguarda ciò che farò una volta salito a Milano, è un po' complicata la situazione, perché ad esempio non so se avrò il green screen. Sicuramente non smetterò di fare video, sicuramente non smetterò di fare un certo tipo di live su YouTube, sarò comunque presente in questo senso, ma potreste vedere il nuovo setup che avete visto all'interno di Disavventure Videoludiche e nel video in cui vi chiedevo la traduzione della teoria, un po' più aggiornato, ma potrebbe diventare quello principale. Se dovessi riuscire ad ottenere un green screen anche su Milano, allora non dico che non sentirete pressoché differenze, ma probabilmente le percepirete molto di meno. Prima però vi ho detto che solo un certo tipo di live continuerò a fare su YouTube, e quel certo tipo di live sono le live discussione riguardo a Spada e Scudo. I gameplay in live d'ora in avanti li farò sul mio Twitch, che trovate in descrizione. Non so quando inizierò a streamare, spero al più presto, ho degli esami da fare, quindi non è che ho tutto sto tempo. Voglio testare in questo periodo Twitch, cioè in questo periodo che sarò su a Milano e non giù a Bologna, per capire se è qualcosa che mi può interessare e per capire se è qualcosa che potrei proseguire anche in futuro. Su Twitch farò vari gameplay, ovviamente non mi soffermerò solo a Pokémon, porterò tutto quello che mi passa per la testa. Trovate il link in descrizione, passate, iscriversi a Twitch è semplicissimo e è una cosa molto divertente, io ce l'ho da secoli, quindi passiamo da Twitch. La verità però è che mi parlano tanto bene di Twitch e voglio capire se mi posso trovare bene a portare dei gameplay lì, anche perché, no, è incredibile quanto sudore ci sia. Anche perché vi dicevo, se portassi delle live stream su Fortnite, su questo canale, verrei linciato, mentre invece su Twitch potreste essere più accondiscenti. Sappiate, potrei streamare Fortnite perché sono fortissimo. Faccio cagare, però mi diverto. Buona, quello che dovevo dire per quanto riguarda Milano l'ho detto, ci saranno comunque dei video, non so ancora in quale forma, non so ancora se con o senza green screen, ma ci saranno. Ma quello di cui vi voglio parlare sono i nuovi progetti una volta trasferito, quella che sarà veramente la seconda nuova era del canale. Perché una volta che avrò la mia casa e la mia connessione, potrò gestirmi molto meglio, allora ragazzi a quel punto potrei veramente spaccare YouTube. Credo che se questo anno sia stato l'anno in cui ci siamo un attimo preparati per quello che arriverà, il prossimo sarà veramente l'anno in cui voglio essere veramente importante all'interno della community italiana di Pokémon, e soprattutto voglio dare al canale una spinta in più, sia a livello di qualità, che a livello di quantità, che a livello di presenza in generale. Quindi tenetevi pronti, tra agosto e settembre dovrei trasferirmi nuovamente nella nuova casa di proprietà, e a quel punto credo che non ce ne sia più per nessuno. Vedrete nuovi format, nuove serie, cose che mi chiedete da secoli, collaborazioni, tantissime cose. Vedrete vecchi format venire inglobati in nuovi format, vedrete le cose mischiarsi, vedrete nuove tipologie di video, vedrete nuovi setup, vedrete nuovo editing, vedrete tantissime nuove cose, e io non vedo l'ora di iniziare questo progetto insieme a voi. Perché come vi dicevo, quest'anno è stato un grande anno di transizione, un anno che però non mi ha permesso di esprimermi al 100%. Mi sento come uno Zygarde al 50%, dobbiamo ancora raggiungere il 100% e a quel punto non ce n'è per nessuno. Recupererò PS e sarò molto più forte. Questo è veramente cringe, ragazzi. Comunque no, a parte gli scherzi, le condizioni in cui lavorerò, fra tante virgolette, come al solito, da settembre, saranno sicuramente molto migliori, mi permetteranno di essere molto più attivo. Spero di fare delle collaborazioni con tante persone con cui non ho mai collaborato e con le quali vorrei collaborare tantissimo, tra le quali Dani Lars, che saluto, perché secondo me lo sta vedendo questo video, che anche lui ha cambiato casa, quindi magari si è fatto baitare dal titolo. Ciao Dani. Poi vorrei collaborare anche con altri ragazzi, insomma, ci sono tante belle cose. Vecchie conoscenze, vecchie glorie che torneranno e nuovi elementi che si faranno avanti.
Sto sclerando, chiudo il video perché fa troppo caldo. Niente ragazzi, io vi saluto, queste luci qua adesso le smonterò, le porterò su a Milano. Spero di vedervi al più presto con un nuovo video. Ne ho registrati due con il green screen qua, quindi in teoria sono coperto almeno per una settimana. Solo che ho degli esami, non so quanto effettivamente riuscirò a portare di questi video, però spero di riuscire a farmi video. Spero di riuscirmi a farmi video. Vi ricordo Twitch in descrizione, dove non so quando inizierò a streamare, ma sicuramente a breve. Mi piace, commento, iscrizione, come al solito, ormai non ve lo dico più nemmeno. Social, campanella, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.